Allora, noi volevamo sapere di cosa parla in generale questo romanzo. Allora, La nostra prima volta è un titolo, penso, abbastanza esplicito, no? La nostra prima volta? Hai presente? Te lo devo spiegare? No, no. No, va bene, sono parte gli scherzi. È un romanzo che racconta una storia d'amore, ma che vuole anche essere un'educazione non solo sentimentale, ma proprio sessuale per i ragazzi, diciamo di una fascia d'età che va dai 14 ai 17 anni. Lei prima aveva detto che ha deciso di scriverlo perché l'avevano consigliato, perché non c'era nessun libro che parlava del sesso proprio in generale, ma solo quelli tipo More 14 o Tre metto sopra il cielo. Ma lei come mai ha deciso di accettare? Sì, dunque appunto questo romanzo nasce da un progetto della casa editrice che mi ha individuata come persona forse adatta a portarlo avanti. Ho accettato perché intanto mi piacciono molto le sfide e quindi penso che questo romanzo sia una sfida, proprio perché è difficile parlare di sesso agli adolescenti. E poi perché ci credo, cioè credo che davvero se ne debba parlare e quindi un romanzo possa essere un mezzo per parlare, uno spunto di riflessione, un modo per far passare delle informazioni in modo anche piacevole e divertente, perché no? Come mai ha collaborato con qualcuno per scriverlo oppure l'ha fatto proprio di sua spontanea volontà e da sola? Allora, io ho collaborato soprattutto con gli operatori dei consultori di Torino e provincia, nel senso che li ho intervistati e mi sono fatta guidare da loro rispetto anche non solo alle informazioni, alle mere informazioni che io dovevo passare, ma anche rispetto ai messaggi, ai modelli, ai valori, no? Che secondo loro erano importanti da sottolineare. E quindi ho collaborato con gli operatori dei consultori e poi anche con i ragazzi, insomma. Ho cercato di parlare con i ragazzi e di capire quali fossero le vostre paure, i vostri dubbi, le vostre curiosità rispetto a questo argomento. E poi ho costruito un romanzo che a queste domande potesse rispondere. E adesso ha intenzione di scrivere altri libri oppure si fermerà qui? Adesso, ho appena finito di scriverne uno, quindi sicuramente mi riposerò un po'. E poi certo c'è il desiderio di scrivere ancora. Se ne avrò l'opportunità e la capacità sarebbe bello, volentieri. No, Questo nuovo libro che deve uscire, di cosa parla? guarda, il nuovo libro è questo. La nostra prima volta in realtà è nuovissimo, almeno è uscito da neanche 2 mesi, quindi io lo ritengo nuovo. Poi, oggi come oggi i romanzi hanno purtroppo una vita molto breve, no? Escono e dopo 3 mesi già le librerie li stanno mettendo a scaffale, però per quanto mi riguarda al momento io ho dei tempi ancora abbastanza lunghi per scrivere, non sono di quegli scrittori che scrive con facilità, anzi per me è molto difficile, quindi insomma con calma, senza fretta.